Ma tu cosa intendi per felicità? Qual è il tuo significato profondo della felicità? Felicità è la possibilità di sperimentare questa affermazione su te stesso. Io sono felice. Poter dire io sono felice, devi sapere che cosa vuol dire io non sono felice. Se non avessimo una condizione di infelicità, la mancanza di felicità non creerebbe nessun problema. Purtroppo non è così, perché l'infelicità è esattamente il rovescio della medaglia della felicità, per cui o c'è l'una o c'è l'altra, esattamente come il giorno e la notte, o la luce e il buio. Se tu hai la luce non puoi avere contemporaneamente il buio, però il buio e la luce sono due cose che stanno perfettamente interconnesse tra loro, nessuna esiste senza l'altra, no? Si definiscono reciprocamente. Il non vissuto della felicità, la non esperienza della felicità non definisce una zona neutra, definisce uno stato di infelicità. Quindi in questo senso è molto importante capire che cosa è la felicità. Io credo che la cosa che più di tutti rappresenta una condizione di infelicità è l'allontanarci dalla nostra vera natura. Noi per raggiungere quella che riteniamo una condizione di felicità attraverso dei mezzi che riteniamo ci faranno felici, facciamo un gravissimo errore, cioè ci allontaniamo dalla nostra vera natura, da chi siamo veramente. Cominciamo a scendere a compromessi con tutta una serie di cose, con il nostro tempo, con le persone con cui abbiamo a che fare, qualche volta più gravemente anche con i nostri valori, e quindi andiamo in qualche modo a contraddire le stesse cose in cui crediamo pur di ottenere un risultato, e questo fa sì che ci allontaniamo dalla nostra natura. Per questo diventa fondamentale capire chi sei e realizzare chi sei nel mondo. Queste sono le uniche due cose che veramente ti salvano dall'insoddisfazione perenne e dall'infelicità perenne.